entriamo nel vivo della sala dove si prepara il gelato. Qual è il punto di partenza, Omar, per preparare il gelato? Si parte dal latte, la panna, lo zucchero, e si mette tutto, poi vi farò vedere, nel pastorizzatore per fare le creme. La frutta invece si parte dalla frutta fresca, dall'acqua, dallo zucchero, si frulla e si mette in mantecatore. Un processo che dura quanto tempo? La mantecazione 10 minuti, sì, basta mettere dentro nella macchina e manteca. Invece per le creme diciamo che ci vogliono 12 ore. La sera prima preparo insieme nel pastorizzatore il latte, la panna, lo zucchero, e il giorno dopo lo tiro fuori per metterlo nella macchina, aggiungendo i vari gusti, tipo la pasta di nocciola, il cacao per fare la cioccolata, il pistacchio. Così. Qual è il gusto su cui puntavate e invece non è andato bene? Sono calati molto i gusti con dentro i liquori, i gusti liquorosi, tipo la Malaga con l'uvetta, che era un gusto che andava tanto una volta. La zuppa inglese, che ormai fanno in pochi, ma noi continuiamo a fare perché abbiamo qualche vecchietto che viene, allora continuiamo a farla. Però d'estate diciamo che vanno tutti. In primavera, autunno, certi gusti tendono a non andare, ma d'estate vanno tutti. Percentualmente fate 100 le palline vendute, più cono o coppetta? Vaschetta. Vaschetta? Vaschetta da portare a casa, okay, quindi l'80%. 10% coni, 10% coppette. Quindi si equivalgono coni e coppette? Sì, più o meno, sì. Ma il nostro lavoro è da portare a casa, essendo che non abbiamo il mare davanti, non abbiamo una piazza che si può stare a fare il giro col cono in mano. E diciamo che la gente porta il gelato a casa e va bene anche così.